Cos'è? Ripetilo. Dove stiamo andando? Cosa vuoi che ne sappiamo noi? Solo perché ieri abbiamo parlato di cosa fare e adesso lui sta guidando, dovremmo per forza allora sapere cosa stiamo facendo, chi siamo e dove stiamo andando. O fai l'autista o non fai l'autista. Io faccio il saldatore, cioè non posso fare anche l'autista, quindi non so dove stiamo andando. Chiedilo all'autista, no? Tu eri un fotografo. O fai il saldatore o fai il fotografo. Quindi io sono un fotografo, l'avevo detto dall'inizio. Quindi non sono né un autista né un saldatore. Mi sembra chiaro, sennò fa troppe cose, non viene bene un c***o. Allora, la Mari, quando ti dice potremmo fermarci, sederci a mangiare qualcosa, tradotto praticamente dal suo linguaggio, se vai su Google traduttore c'è Mari italiano, significa trova immediatamente un posto dove mangiare qualcosa perché ho fame e ho fame adesso. In quattro persone? Veramente, non avete mai visto il castello di Torre Chiara? No, ma no. È bellissimo. Che bomba, guarda la macchina dietro, è tipo un uomo, sei bello. Con chi ce l'hai? Io adesso con la macchina dietro, io che mi sorpassa per vedere com'è la macchina. Il nuovo BMW, quelli strafuturistici. Si dice BMW. BMW? BMW. BMW. Cucina. BMW. Cucina. 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 Mamma mia che macchina, mamma mia. Adesso voglio vederla sta macchina qui. Eccola. Dai, ce l'ho. Oh god! Che bello! Proprio mentre c'è il rombo del motore, quindi dovrò rovinare il suono con un bel beep. Com'è un intercalare? La gente ci apprezza per i beep. Qui hanno girato Lady Hawk. Lady Oscar è un'altra cosa. Qui c'è un bar che è vivo. C'è un bar che è vivo? Cosa vuol dire un bar che è vivo? Respira! Okay. Guarda me, stanno mangiando lì davanti. Guarda che bel panino. Andiamo a fare un piccolo aperitivo e poi andiamo a mangiare su alla taverna del castello. Veranda riscaldata. E ci sono anche le crepe. Lei io ormai la conosco, no? Perché? Lei io la conosco, lei tutte le volte mi dice no, non fate fare, fate voi. Poi appena vi allontanate, dopo lei, io c'ho freddo, io l'ho detto che c'ho freddo. Taglia, rosi, qua rosi, taglia. Rosi, rosi. No, non la taglio, questa la metto. Ma sta male, no? Non ti c'è. È una piazza, ci sono due bar. Due bar, ci abbiamo messo mezz'ora a scegliere il bar. Siamo avvicinati a uno, poi no, poi siamo quasi entrati nell'altro, poi ancora siamo tornati in quello di prima. Chiudiamo il comune, effettivamente, che ci sono due bar e ne dovrebbero avere solo uno per non fare questa indecisione. No, c'era questo fallimento e... sì, la museruola del cane. Non siate maliziosi, in realtà non siamo venuti qui per girare un set sadomaso, anche se vedendo certi accessori della Rosi potrebbe sembrare. Chi te lo dice che non gira un set sadomaso? Perché del gruppo quello a cui piace il sadomaso sono io e non tu. Chi ti ha detto che magari le foto non le faccio te? Sicuro che quello a cui stiamo andando, sicuro quello che stiamo andando. Sicuro che quello a cui stiamo andando con questa salita sia il ristorante giusto? Perché c'è un ristorante lì alla base di questa salita, c'è quell'altro che è là in fondo. Guarda Filippo che sei quello che è giù. Oh, ragazzi, abbiamo fatto meno di 100 metri in salita e sembra che... Dov'è? Non si può salire con la macchina perché è solo per i residenti sabato e la domenica. Amore! No! Un altro chilometro e mezzo siamo arrivati. Ah, ma hai una macchina fotografica? No. No, veramente? È quello che era sotto? Davvero? Sì. Aspetta! No, non dirlo! Non c'è ristoranti qua, cosa faccio? Quello là in fondo, alla parte della discesa? Guarda! Taverna al castello, ristorante hotel. Mi sono cagato un attimo addosso. Per un attimo credevo che era quello di sotto, non sapevo come spiegarlo lei. Come dirlo lei? Ma anche se era quello di sotto, cambiavamo, cioè al diavolo la prenotazione. Cioè, lo so che non è bello da fare, però ragazzi, la mia vita prima di tutto, principio di sopravvivenza. Posso farti una domanda? Mi spieghi che senso ha qui, in mezzo alle colline, un castello, mura alte, zona sottoposta a controllo del vicinato. Ma vicinato di che? La smetti di fare foto? Non sopporto la gente che perde tempo in giro a far foto, a far video. Cioè le cucine sono in quel corridoio lì sopra elevato. Eh sì. Che figata.
Avevo prenotato per 4. Eccolo là, accomodati. Eccolo là, eccolo qua. Così hai un controluce che va dall'affascinante all'inquietante. Sì? Sì. Loro non erano le scarpe rosse il problema. Cos'erano? Non lo so, ci guardano tutti anche qua, ma le scarpe rosse non ce le ho mica più. Quindi quando eravamo sul Garda ci siamo sbagliati proprio. Abbiamo sbagliato giudizio. Forse sono le fotocamere davvero. Eh? Forse sono le fotocamere davvero che danno fastidio. Quando fotografi qualcuno e gli fai un video, gli rubi l'anima. Quando hai finito di soffiarti il naso, quella è una collana steampunk o sadomaso? Sadomaso. Ah, ecco. Segui la Rosi. No. Questo è il misto della collina. Grazie mille. Aspetta che lo fermo un attimo. Dal digmele. La cosa più buona del mondo, torta fritta e salumi. Torta fritta e salumi. Sì, io la mangio con le mani, la torta fritta, non so voi. La torta fritta si mangia con le mani. Se qualcuno prova a prendere la torta fritta con coltello e forchetta, lo defenesto. Qui sono di Pellegrino e mangiamo il maiale ancora. Chi manda su? Perché finiamo sempre trascinati in queste cose? Io ho paura che mi addormenterò lì con la cinepresa di Market, con la macchina fotografica, caschi con l'obiettivo nuovo, lo rompi in mille pezzi. Persino non ce la posso fare. Sono rotolo giù per le scale invece che scenderle. Lì, da lì si va al castello. Com'è la salita dopo questo pranzetto leggero? E una macchina fotografica appesa non fa neanche perché ce l'ho vedita. Siamo delle persone irresponsabili. Quella busta qua a cosa serviva? Perché te la porti dietro? Sono un po' di robe... Steampunk. Hai voglia di fare le foto dopo questa bella mangiatina? No. C'è freddo, è inutile. C'è un freddo cagone. Ma non vedi che c'è il filo che è pieno di energia, non vede, non sta più nella pelle. Bella sta foto qua. I'm a photographer and this is photo. Ah no, per capire se... FPV? Sì, è un FPV. Quindi con questa parete si... Non abbiamo preso la visita guidata, solo che praticamente adesso abbiamo cambiato percorso, siamo illegali, stiamo facendo il percorso inverso perché sennò dovevamo stare sempre una stanza dietro e poi anche Filippo non voleva dare fastidio col click delle foto da guida che spiegava. E la cosa aveva deciso di andare non si sa dove, poi ma era già un istante dopo, io ho detto dove stai andando da sole e stavo guardando. Ti giuro che non stavamo assolutamente parlando di te. Ho sentito Rosi da lontano, ma no, no, era i cosi. Stavo dicendo cosi. Quei cosi lì, che cosa sono? Allora mi scuso. Ci stiamo buttando in una sala abbandonata. Seguitemi. Non sono abituato a stare su queste grate qua di ferro senza precipitare. Tu vai avanti che se cado ti vengo addosso. Che consolazione. Beh, fighi, valeva, è la stanza più bella di tutto il castello. Valeva proprio la pena di rifare tutto il giro delle mura per... Rosi, ma sei un mammifero o un rettile a sangue freddo che ha bisogno di stare al sole? Sono un rettile a sangue freddo. È da quando siamo entrati che non fanno altro che essere acidoni qua sopra. Dai, adesso montiamo i cavalletti, ce li mettiamo proprio... Io, tu la macchina fotografica, io la telecamera, le mettiamo sul cavalletto lungo e usciamo proprio col cavalletto alla sotto Sanpei. Braccio, così alla Sanpei. Miseria! Si ammazzano di lì. C'è stata una scena meravigliosa, meravigliosa per non dire meravigliosa, e qui mi autocensuerò io, non è che tutti i bip te li prendi te. È arrivata questa donna qua con una bambina piccolina, è arrivata alle 4:30 e ovviamente voleva entrare. Hanno negato, ho detto scusa ma il castello chiude alle 5, manca mezz'ora. Eh no, che ormai è tardi. Che ormai è tardi, ma guarda io pago ma voglio solamente andare lì un istante nella piazzetta, poi ti pago anche l'accesso. L'accesso te lo pago, voglio farlo vedere alla bambina. La tipa ha detto se facessimo così per lei dovremmo fare per tutte. Sì, la tipa si è incazzata come una iena. E c'aveva ragione. In effetti. Sì, c'è scritto chiude alle 17. Sono le 16
e 39. Loro hanno cominciato a discutere, sarà stato alle tipo 7:04. 10 minuti fa. Però se l'orario di chiusura alle 5 e sono le 4:30, io sono disposto a pagare. Se voglio stare 2 minuti per vedere un dettaglio del cortiletto, sì, saranno fatti miei, no? Le ha detto una parolaccia che non è stata, cioè non bisognerebbe, è vero. Ah sì, anche per questa storia qua che ci fanno, ci hanno guardato, non potete usare il cavalletto. Ma ci sta anche comunque, perché sai, lo trovi il furbacchione che magari nel mezzo di una sala ti piazza lì il cavalletto. Non sa minimamente come scattare una fotografia, però per sentirsi figo, non credere che tutti abbiano buon senso. Poi non usare il cavalletto di fianco alla mia macchina? Sì, ci sta. Casa tua, regole tue, per l'amor di Dio. Però siccome non siamo più in quell'epoca dove la fotografia bella era solo quella del fotografo professionista che aveva la reflex analogica e che andava a finire su una rivista, allora ci sta che l'uso commerciale lo devi pagare. Oggi siamo in quel periodo in cui chiunque, professionale o non professionale, anche con un telefono arriva, fa dei bei filmati, delle belle foto, le pubblica e la gente quindi poi vede queste foto e va a vedere a tutto vantaggio, insomma. Quindi ci sta, regole tue, cose tue, ma non siamo negli anni 80. Chi pubblica e lo fa a sue spese, viene qui a sue spese, con la sua attrezzatura, e magari pubblica, si sente chiedere nei commenti, oh, bel posto, dov'è, eccetera, lo consiglia, e poi trova un addetto che gli dice, ma se sei un professionista per le foto devi pagare. Però... Io ragazzi, da oggi vieterò al signor cappellaio di portarmi ancora nei castelli, ma solo in luoghi urbex. Ad ogni modo, il castello di Torre Chiara è bellissimo, andate a visitarlo, e soprattutto sotto questo video e sotto le foto di PD e soprattutto sotto questo video e sotto le foto di Filippo commentate con tanti bei mi piace e soprattutto scrivete bello quel castello, dov'è, ci voglio andare anch'io, ti prego dimmi dov'è quel posto, così ma facciamo lo skin, domandiamo. Consiglio che vi voglio dare io invece di fermarvi a mangiare alla taverna del castello di Torre Chiara, che è il ristorante che c'è proprio alle porte del castello, si mangia in modo ottimo e soprattutto c'è un servizio a dir poco eccellente. Abbiamo veramente mangiato da Dio. Io non sono più un avante di quelle che qua si chiama la Resdora. Le osterie, le trattorie, i gestori magari che sono un po' anziani, che ti portano i piatti con l'affetto di una nonna, che gli riporto anche in cucina e gli do una sciacquata, guarda. Cortesemente di evitare di dire parolacce quando non ti sto registrando, se no io dopo non riesco a mettere il beep. Ormai è diventato una firma, no? Dei noi siamo naturali, se dovessi fingere non sarebbe più un video naturale.